Buon pomeriggio, 14:34 per la precisione. Apriamo la seduta della commissione odierna. Procedo con l'appello, come sempre, per chi dovesse aver bisogno di attestazione di darmene comunicazione. Baccari? Presente. Angelini? Bartolelli? Presente. Cucunato? Presente con giustifica. Marrucchini, Presente. Fasetti, Presente. Presente. Vabbè, non è quello, mi chiamo. Sordini, ok, Presente. tutti presenti, prego, Presidente. Sì, io stavo ancora cercando di entrare su Teams, ma non ci riesco perché immagino ci siano verbali da approvare. Sì, ne abbiamo due, il 28 maggio e uno del 28 maggio e uno del 25 giugno. Se ritiene, glieli posso condividere a schermo oppure mi dica Allora, lei, no, no. insomma. Allora, verbali da approvare. Eccoli qua. Io non so se i consiglieri hanno avuto già modo di leggerli. E noi abbiamo quello del 20, io vedo il 29, il 28 di maggio e il 25 di giugno. Corretto, sì. Ok. Allora, possiamo eventualmente facciamo 5, 10 minuti di pausa, così i consiglieri si leggono il verbale e poi insomma, ricolleghiamo. Ok, Grazie, Manuela. interrompo la registrazione, un secondo, ecco qua. Un secondo che ti do conferma. Ok, 14:47, la seduta riprende, prego Presidente. Sì, allora, come avevo preannunciato prima nella chiusura della commissione, visto che ci sono presenti l'assessore Augusto Gregori, che saluto, e le persone che sono venute da parte della Confcommercio, quindi vedo Antonella Pugliese, vedo Francesca Emilia Eremita Russica, che sono venuti al posto della dottoressa Sara Amici, proprio per la Confcommercio, perché sono loro che si occupano di questo bando. Mancherebbe ancora la consigliera regionale Manuela Droghei, ma nel frattempo noi comunque possiamo intanto iniziare con la spiegazione del bando. Diciamo che il bando fatto dalla Regione Lazio, che io adesso proverò a condividervi perché l'ho aperto, eccolo, no. No, non ve lo condivido perché non me lo fa condividere, niente. Comunque, è un bando della Regione Lazio che si chiama Impresa Rosa. Ovviamente poi i nostri ospiti ci spiegheranno meglio di che cosa si tratta. Diciamo che è un bando che incentiva l'adozione di gestione e di sistemi di gestione per la parità di genere da parte appunto delle imprese del Lazio. Chi avrà la possibilità di partecipare a questo bando avrà il riconoscimento dei contributi di micro e piccole imprese per ottenere la prima certificazione sulla parità di genere, il riconoscimento del diritto di utilizzo del marchio Impresa Rosa della Regione Lazio, riconosciuto appunto a queste imprese, la partecipazione a campagne promozionali, priorità e l'accesso esclusivo e preferenziale a progetti formativi volti all'inserimento lavorativo delle donne a partire dai tirocini per le donne vittime di violenza. Quindi questa commissione ci entra a tutto tondo su questo progetto. Quindi io non so, lascerei magari un attimo la parola al nostro assessore Augusto Gregori, visto che poi lui fra 10 minuti deve entrare in una riunione alla Regione Lazio, e poi darei la parola alle nostre ospiti. Grazie.
Augusto, dimmi, ci sei? Eccoci. Sì, ci sono, eccoci. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, ringrazio tutti gli intervenuti. E io credo che sia un bando assolutamente molto efficiente ed efficace, anche se personalmente non credo che insomma si debbano fare dei bandi per stimolare la parità di genere dentro le aziende, ma cambiare proprio la cultura e arrivare a un punto dove le donne siano le vere protagoniste, no? Del mondo lavorativo. Noi sul nono municipio abbiamo migliaia di aziende, circa 20.000 aziende che insistono, risiedono e lavorano nel nostro territorio, che vanno dai piccoli commercianti alla grande multinazionale. Quindi credo che si possa fare assolutamente un grande lavoro su questo. In più noi abbiamo, per quanto riguarda l'agricoltura del nono municipio, inserito, insistente sul nostro territorio il marchio del DOM 9, e quindi anche con quello possiamo e potremmo interagire anche sulle aziende agricole, inserendo anche questo marchio della Regione Lazio in impresa rosa. La trovo una iniziativa onorevole, ripeto, efficiente ed efficace per il territorio, quindi noi ci siamo, Paola, e dopo questa commissione, io purtroppo mi scuso, ma ho una riunione in regione, come vi accennava la Presidente Vaccari poc'anzi, però dopo la commissione avrò un'interlocuzione con la Presidente e magari ecco, attiveremo subito gli uffici del commercio del municipio affinché ci facciano una mappatura delle aziende del territorio e poi con este capire insomma come portare avanti questo bando della regione, che ripeto lo trovo molto utile. Grazie Assessore, sì, sicuramente ci risentiremo, anche perché magari vediamo anche come sviluppare la pubblicizzazione anche di questo bando alle nostre attività commerciali e imprese del territorio. E a questo punto io, se lei riesce a trattenersi ancora qualche minuto, magari do la parola alla dottoressa Pugliese, che credo sia lei quella che ci parlerà un pochino di più approfonditamente su questo bando. Prego, dottoressa. Allora, grazie. Innanzitutto grazie per l'invito. Lei comunque ha ampiamente, come dire, illustrato i punti cardine di questo bando, quindi non mi vorrei ripetere, se non aggiungere che ovviamente sono stati stanziati fondi per euro 250.000. E come sappiamo, ovviamente al presentare delle domande, diciamo, non è neanche una quota, come dire, molto molto alta per coprire poi le eventuali domande che potrebbero presentare, insomma, i vari interlocutori. Noi come Confcommercio ovviamente assistiamo le aziende per la presentazione di tutti i bandi, incluso ovviamente il bando Impresa Rosa, no, della Regione Lazio, e più che altro ci preoccupiamo di sostenerli nella presentazione delle domande, ma soprattutto anche prima, cioè noi in un certo senso ai nostri associati diamo tutto quello che è pre-verifica dell'ammissibilità per la partecipazione al bando, cioè li aiutiamo a verificare se i requisiti richiesti dal bando sono effettivamente il loro possesso, anziché ovviamente presentare una domanda che poi ovviamente rischia di essere bocciata, diciamo, sin dal caricamento. Quindi questa pre-verifica che facciamo ai nostri associati ovviamente noi la forniamo gratuitamente. Dopodiché c'è tutta la parte tecnica di analisi, di reclutamento ovviamente della documentazione che ci serve dalla presentazione della domanda, che carichiamo noi per conto dell'interlocutore, assistendoli poi fino alla fase di rendicontazione. E per evitare, come dire, di sollecitare, quindi invogliare, come diceva l'assessore, a un tema così importante che non dovrebbe sicuramente essere limitato a un bando, ma sta diventando un po' una nozione, per fortuna, sempre più costante, no? Quella della parità di genere nelle nostre aziende, quindi fondamentale per andare avanti nei comportamenti, nelle procedure, quindi in un certo modo. Per sostenere tutto questo, ovviamente noi a corollario del bando ci occupiamo anche di formazione e di tutto quello che può incentivare il tema. E con me, appunto, come dicevo, c'è Francesca Ruscica e accanto a me Lucio Chiariello, che collaborano con me per la parte di caricamento delle domande. Da una prima analisi ci sono pervenute 12
domande, giusto? 12 richieste di partecipazione al bando che già stiamo esaminando. E sicuramente informare le aziende di questa opportunità, questo contributo diventa sempre più fondamentale, ecco, affinché insomma possano cogliere questa opportunità che si presenta in questo momento. Francesca, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Sì, come diceva Antonella, appunto stiamo valutando le domande, non è un bando molto diffuso perché comunque non abbiamo ricevuto tantissime domande, quindi probabilmente va sicuramente promosso ancora di più. Le persone che ce l'hanno chiesto, in realtà alcuni avevano i requisiti per farlo, altri no, perché come sapete comunque bisogna avere almeno un dipendente nell'esercizio del 2023, quindi nell'esercizio chiuso deve esserci almeno un dipendente per poterlo chiedere. E sono tutte persone che non hanno la certificazione, che quindi vogliono accostarsi a un processo di certificazione per il quale appunto il bando finanzia una quota di ristoro dei costi di certificazione a secondo del numero dei dipendenti. Come diceva Antonella, noi ci occupiamo di tutta la fase perché attraverso un processo di delega riusciamo a caricare poi la domanda su GECWeb, che è il sistema proprio di Lazio Innova che è deputato al caricamento delle domande, quindi al cliente offriamo assistenza completa chiedendogli una serie di informazioni preliminari e poi lavorando sulla progettazione che poi serve per presentare la domanda. E poi facciamo su questo bando come per altri bandi su cui lavoriamo periodicamente. Quindi in realtà questo. Ci sono arrivate invece poche richieste di persone che hanno già la parità di genere e che vogliono aderire al marchio. È un bando che resterà aperto ancora per un anno, salvo chiusura anticipata per via della dotazione finanziaria, che appunto, come diceva Antonella, non è elevatissima. Quindi pensiamo che insomma una volta pubblicizzato potrebbe poi nel giro di pochi mesi andare a chiusura, almeno per la parte di certificazioni, mentre quella per il logo resterà sicuramente aperta fino alla chiusura naturale dello sportello, fissata più o meno fra un anno. Perfetto, quindi diciamo che a un anno dal 2 settembre del 2024 andiamo a finire al 2 settembre 2025, giusto? Sì, salvo la capienza, no? Esatto, perché 250.000 euro. Okay. La dotazione è molto bassa, per cui insomma quella pensiamo che una volta preso avvio e compreso appieno questo bando sicuramente sarà necessario, cioè andrà a chiusura, ecco. Okay, a meno perfetto. Che non pensino comunque di rifinanziarlo con altre somme, per cui potrebbe essere un bando che magari rimane aperto per consentire proprio ai più di poi presentare. Di partecipare. Esatto. Oh, un'altra domanda, la dottoressa Pugliese ci parlava di 12 domande già pervenute. Sì. Ma di queste 12 domande si può sapere se qualcuna è del nostro territorio? Cioè del municipio 9? Questo possiamo fare una verifica. Okay. Assolutamente, ve lo facciamo sapere in tempo brevissimo. Comunque, Francesca, mi risultava dalle modalità e termini di presentazione delle domande. Il 2, sì, è il 2, sì, la scadenza è il 28 27 e sì. 28 agosto, insomma. Sì, è fine agosto, sì, assolutamente fine agosto. Ah, la presentazione però del 2025. Fine agosto 2025, perché okay. Lo sportello è aperto, non è aperto il 2 di settembre, ma il 28 di agosto. Sì. Ok, quindi la scadenza di questo bando è il 28 agosto 2025. Esatto, salvo chiusure anticipate per la prima 27, fase, cioè quella per la decisione per la settezza 27, perfetto. Voi avete detto che non c'è molta richiesta perché probabilmente non c'è una grande diffusione di questo bando, molte imprese non ne vengono a conoscenza. Da una parte questo e dall'altra sicuramente il fatto che non tutti ancora vanno nella direzione della certificazione della parità di genere, non è una cosa ancora molto diffusa, seppure in molti bandi della Regione Lazio comincia viene a essere richiesta di valutazione uno dei punteggi, esatto, uno dei punteggi di valutazione da 5 punti, per esempio, su un bando dove 5 punti a volte fanno proprio la differenza, per cui anche in ottica, voglio dire, di partecipazione ai bandi, questa certificazione, oltre ad essere molto importante per l'azienda, può avere anche un vantaggio competitivo sulle valutazioni per bandi successivi. Perfetto.
Un'altra domanda, sempre inerente al bando, perché sicuramente queste aziende che si devono iscrivere devono avere determinati requisiti, e a questo punto vorrei sapere quali sono i requisiti essenziali per poter partecipare al bando. Beh, per partecipare al bando bisogna essere una micro o piccola impresa, bisogna aver chiuso un esercizio, almeno uno, e avere almeno Quindi un essere almeno iscritta da un anno, almeno sì, aver esatto. Operato da un anno. E avere almeno un dipendente alla data del bilancio, cioè alla data di chiusura dell'esercizio 2023. Basta un dipendente? Almeno uno, sì. Almeno un dipendente. Ok. Allora, la mia domanda a questo punto sorge spontanea a voi. Che cosa possiamo fare noi per potervi aiutare a diffondere questo bando e in che forma, se vogliamo fare qualcosa insieme? Poi ovviamente le idee che nasceranno in questa commissione sarà poi mia cura, così come ci diceva prima l'assessore Gregori, che è l'assessore appunto alle politiche delle aziende produttive del nostro territorio, quindi poi magari potremmo eventualmente fare un'altra commissione o incontrarci direttamente con lui. Prego, dottoressa Pugliese. Io diciamo che le forme potrebbero essere le più disparate, potrebbe essere un via attraverso il lancio di un video, quindi una piccola micropillola, no? Di quello che può essere il contenuto legato al bando specifico alla parità di genere, come può essere insomma un volantino, sicuramente pubblicità, le stiamo provando tutte, radiofonica, giornali, per divulgare comunque l'opportunità, ma anche dei semplici webinar informativi, per questo parlavo anche di micropillole, che vadano ad informare l'interlocutore appunto sull'opportunità di bando che si presenta, sulla scadenza e soprattutto sul fatto di essere molto celeri nel caso in cui si desideri di partecipare, per evitare appunto che quel plafond, come dicevamo prima, messo a disposizione si esaurisca, insomma, visto poi il numero di presentazione delle domande. Sono in realtà bandi che presentano una periodicità un po' particolare. Magari adesso ci hanno contattato 11 persone, poi magari c'è un momento di stasi, no? Perché magari, esatto, poi magari ricomincerà in modo, come dire, particolarmente elevato di nuovo la richiesta. Noi l'abbiamo pubblicizzato nel frattempo sul nostro sito, nella sezione bandi di Confcommercio Roma, dove pubblichiamo tutti gli altri bandi a disposizione. E questo lo facciamo sia per i nostri soci che per i non soci, e appunto anche noi proveremo sicuramente a fare qualche piccolo webinar, a informare sempre più sulle opportunità, ma indirizzandolo a chiunque, ai commercialisti, no? Che a loro volta hanno N aziende, per poter ovviamente far girare questo tipo di bando, a chiunque insomma possa divulgare un attimino quello che sono i contenuti e le opportunità, diciamo, offerte dallo stesso. Poi non so voi che tipo di forma avete in particolare, o comunque possiamo appunto fare una partnership, noi siamo a disposizione. Se poi dobbiamo rincontrarci per la situazione specifica, cioè nel decidere lo strumento di divulgazione, possiamo anche farlo poi magari con il nostro ufficio comunicazione e marketing. Io vedo che è arrivata anche la dottoressa Sara Amici, che saluto, vedo che ha alzato la mano perché lei sa perfettamente che noi siamo già in contatto, no, come Municipio 9, con il nostro sportello Impresa 9, insomma abbiamo fatto già altre iniziative come quella di C'è Angela, quindi già collaboriamo con la Confcommercio già da tempo. Penso che poi loro abbiano fatto anche altre cose direttamente con l'assessore Gregori. Visto che ha alzato la mano la dottoressa Amici, io le darei la parola, grazie. Cioè, è mutata, quindi dovrebbe smutarsi, altrimenti non la sentiamo. Mentre aspettiamo Sara, che sicuramente avrà qualche problema, tra l'altro è qui sopra di me, al piano su, quindi casomai può scendere qui e non so parlare dal mio microfono. Altra opportunità che mi faceva venire in mente, visto il rapporto storico anche col municipio, noi spesso abbiamo offerto anche la possibilità di fare sportello alle imprese, no?
e quindi, che ne so, dedicare una giornata a settimana, comunque un orario particolare, a tutti coloro i quali volevano essere informati sull'opportunità. Diciamo che le forme possono essere le più disparate, però per noi non c'è problema. L'importante è che appunto si renda sempre più noto, insomma, il bando e si metta a conoscenza di quanti più interlocutori ovviamente siamo disponibili. Approfitto per farle un'altra domanda, dottoressa. È il primo anno che viene fatto questo bando o già ci sono stati dei bandi negli anni precedenti che magari ci sono sfuggiti a noi come commissione e quindi ci sono già delle aziende che hanno usufruito e che hanno la certificazione magari presenti nel municipio? Questo magari è un'informazione che potreste tranquillamente darci. No, credo che questo sia il primo anno, giusto Francesca? Allora, a livello di Regione Lazio è il primo esperimento, quindi il primo bando legato alla parità di genere. A livello invece nazionale c'è stato un bando invece legato proprio alla parità di genere, però era l'Unione Camere, cui era un bando a livello totalmente diverso, insomma. Esatto, sì, quel bando lì finanziava sia la certificazione sia una piccola parte di spese per la parte di consulenza che poi ti porta alla certificazione. È un bando diverso, era un bando che si è chiuso a marzo, quindi comunque un bando che ha avuto un impatto nazionale diverso rispetto a questo che vuole essere invece legato al territorio ovviamente del Lazio. Allora, vedo che Sara si è ricollegata. Sì, prego. Scusatemi, ma prima avevo un problema col microfono, mi ero collegata perché uscivo da una riunione appunto con mio collega Marco Aurelio, che è il collegato con voi. E intanto grazie Presidente, assolutamente sì, ho sentito appunto quello che dicevi prima, abbiamo un dialogo costante, un rapporto costante avviato ormai da tempo e con il Municipio 9, abbiamo fatto ovviamente Notte Bianca, abbiamo fatto anche quello che è il nostro roadshow presso di voi, ovviamente con tutta la collaborazione dei commercianti del territorio. Questa iniziativa per le imprese rosa è molto importante, come ti dicevo anche frettolosamente per messaggio quando mi hai detto di questa convocazione, ho detto sì, ci siamo, abbiamo dato, credo siamo stati quasi i primi a dare un pochino la comunicazione alle imprese, ovviamente lato associazioni, sempre di categoria parlo. Siamo stati tra i primi a dare questa comunicazione. Tu sai che per le imprese, l'imprenditoria femminile, abbiamo comunque una forte vicinanza, abbiamo il nostro terziario donna che è molto attivo anche con un progetto bellissimo che stanno portando avanti proprio con Promoter, non ti ho fatto le presentazioni prima perché purtroppo non potevo esserci, ma è il nostro braccio operativo, ovviamente siamo Casa Confcommercio, quindi tutta la parte di servizi, consulenza, assistenza e supporto alle imprese la diamo ovviamente tramite anche la nostra società. E quindi abbiamo un progetto bellissimo anche di terziario donna, futuro sicuro, anche qui c'è una formazione già avviata che si sta avviando proprio per le imprese, per le aziende, settore pubblico ma anche privato. E poi c'è tutta la parte della certificazione e quindi questo bando proprio per la certificazione di genere, ho visto prima il tecnico ovviamente di Promoter che vi ha illustrato quelli che sono i requisiti e questo è importante insomma perché quantomeno abbiamo l'impegno anche istituzionale della regione che dice ok aziende certificatevi e questo è importantissimo. Perfetto, grazie Sara. Allora, tra l'altro, anche la commissione ancora non è informata perché ho avuto la possibilità di parlare soltanto ieri con la presidente Titti Di Salvo per quanto riguarda le iniziative che faremo e che stiamo organizzando per il 25 novembre. Quest'anno si parlerà proprio di lavoro perché parleremo della violenza economica e stiamo mettendo su un bel parterre che ovviamente poi anche voi sarete sicuramente inseriti in questo parterre perché l'essere indipendente
indipendenti economicamente ci rende comunque tutti più liberi. Pensiamo appunto a quelle donne che sono comunque vittime di violenza, e qui ho visto anche che nel bando si parla proprio dell'accesso esclusivo e preferenziali e per progetti formativi proprio rivolti all'inserimento lavorativo delle donne, sia anche con tirocini per le donne vittime di violenza. Quindi, ripeto, questo bando, quando io l'ho visto, l'ho subito incanalato e circoscritto proprio nella commissione che io presiedo, che è la Commissione delle Pari Opportunità. Quindi credo che noi, magari se, Sara, dovremmo fare un nuovo incontro, vediamo con gli appuntamenti, con i vari impegni sia tuoi che anche dell'assessore Gregori, per poter, secondo me, fare una iniziativa informativa chiamando le aziende del nostro territorio per metterle a conoscenza di questo bando, e magari ci potrebbe essere di queste aziende già chi ce l'ha e quindi non partecipa, spero, mi auguro che siano tante, ma anche tante quelle che magari non ci hanno mai pensato, e potrebbe essere un'occasione migliore, visto che la dottoressa Pugliese ci stava dicendo che adesso molti bandi della Regione Lazio richiedono proprio la certificazione della parità di genere, dando comunque dei punteggi in più per poter partecipare quindi a bandi direttamente. Io adesso non so, vorrei sapere se i nostri consiglieri che fanno parte di questa commissione, hanno qualcosa da dire. Di solito il consigliere Cucunato è sempre molto attivo su queste tematiche, soprattutto per quanto riguarda il lavoro delle donne. Volevo sapere se ha delle domande da fare, da porre, o delle idee da mettere a disposizione della commissione, ma anche della Confcommercio, per fare appunto un'iniziativa. Sì, grazie Presidente. No, ma c'è poco da insegnare alla Confcommercio, sono loro che insegnano a noi. No, innanzitutto è stato tutto chiarissimo, giusto, che questo bando è una ottima opportunità, e promuoverlo nel modo migliore, come stiamo facendo anche in commissione, secondo me può essere una leva interessante. Devo dire che sono state chiarissime e anche esaustive gli interventi che sono stati fatti, sia dalla dottoressa Amici che non vedo adesso il cognome dell'altra, Pugliese, dottoressa Pugliese, dalla ma anche dottoressa Pugliese. La Ruscica. Sì, devo dire, forse l'unica cosa che si potrebbe fare, visto che ancora abbiamo un po' di tempo in questo senso, è utilizzare il municipio, tutti gli strumenti di comunicazione del municipio, visto che noi abbiamo tante aziende al femminile e anche giovani, soprattutto nel settore agroalimentare, nel settore, lo dicevamo anche l'altro giorno, tante start-up che sono nate nel nostro territorio, che riguardano la ristorazione, che riguardano l'enogastronomia, che riguardano i servizi. Forse quello è l'unico modo per poter dare un supporto dal punto di vista promozionale. Abbiamo lo strumento del sito del municipio, abbiamo altri canali di comunicazione. Secondo me, se si riesce a fare praticamente anche questo in questi giorni, visto l'imminente scadenza, mi sembra che la scadenza è a No, novembre. no, è a un anno, consigliere. Ah, no, È il avrò 28 un anno, agosto, giusto, 20, anzi, giusto, 27 agosto 2025. però 2025. va ad esaurimento fondi, se non vado O errato, perché ad esaurimento fondi. Quindi abbiamo ancora un io po' di tempo per poter lavorare su questo progetto. le faccio un esempio rispetto a quello che stanno facendo anche in altri settori. Come lei sa, Presidente, io sono in BCC. La BCC, le aziende giovani che hanno rapporti con noi, sono state da noi avvisate, diciamo, da questo punto di vista, su questo bando, anche se poi questo bando lo conoscono in tantissimi, perché comunque è un bando della Regione Lazio che comunque viene promosso e pubblicizzato a 360 gradi. Tra l'altro, la sinergia che si crea è, oltre a una serie di supporti dal punto di vista finanziario, c'è anche un supporto al credito, diciamo, ordinario, agevolato naturalmente, che può essere integrativo all'azione
diciamo, del bando stesso, per cui io direi che è stato molto utile questa commissione oggi. L'avevo già sottolineato direttamente quando ci siamo sentiti, perché mi sembra corretto promuovere praticamente quello che è uno strumento, in questo caso al femminile, molto utile per inserire nel mondo del lavoro e nella nuova impresa tantissime donne che nel nostro territorio comunque trovano terreno fertile, anche perché i numeri dicono che in questo territorio ci sono molte aziende al femminile. Non aggiungo altro, perché sono state talmente esaustive gli interventi, anche chiari, devo dire precisi, che non mi sembra il caso di aggiungere altro. Ascolto e imparo. Grazie. Grazie consigliere Cucunato. Non so se qualcun altro dei consiglieri ha voglia di fare delle domande ai nostri ospiti. Tra l'altro approfitto per dire che purtroppo la consigliera Emanuela Droghei della Regione Lazio non ce la fa a partecipare, è ancora bloccata in regione in alcune riunioni e quindi non riesce a svincolarsi. Si scusa e saluta la commissione tutta. Non so se c'è qualcun altro dei consiglieri che avevano... Presidente, una domanda me l'ha venuta in mente, perché già me l'ero segnata, però non volevo, dato che ho visto una memoria di giunta recente, quindi non so se c'è l'assessore collegato adesso. No, è già andato via. Peccato. Sì. Ho visto una memoria di giunta recente dove c'è l'istituzione dello sportello di supporto ai finanziamenti alle attività degli strumenti anche finanziari, e con un'assistenza all'interno del municipio che non so se svolge Confcommercio o se svolge CNA, adesso non mi ricordo la sigla associativa che dà il supporto al municipio. Ecco, lì sarebbe importante praticamente far sì che l'esperienza dei suoi ospiti sia supportata magari all'interno dello sportello. Questa è una cosa che adesso non mi ricordo la sigla, perché la memoria di giunta l'ho letta una ventina di giorni fa, un mese fa forse. Sicuramente lei si riferisce sempre a quello che è lo sportello Impresa 9, se non erro, sì. Forse la Confcommercio non ha, forse siete in procinto, Sara, questo magari ci puoi aiutare tu, a rifare la convenzione con il municipio, credo che sia scaduta con voi, vero? Allora, noi avevamo fatto un protocollo, ovviamente mi sembra 2 anni fa, insomma, all'inizio della consigliatura. Poi non mi ricordo se era in fase di rinnovo, mi diceva anche Augusto. Siamo all'interno della consulta commercio, comunque siamo entrati, sì, esatto, ovviamente formalmente, quindi non so se poi vogliamo ovviamente riprendere anche quel discorso, però ecco, quello era un'impresa soprattutto per le attività commerciali e funzionava un po' da sportello, laddove appunto ci fossero delle richieste direttamente dal territorio o ad esempio delle richieste dei nostri associati per il municipio. Noi però collaboriamo, io per esempio ho mandato una mail anche al Dipartimento Commercio pochissimo tempo fa, proprio per un'idea progettuale di un'attività economica su strada a Viale America, quindi comunque c'è un rapporto, un dialogo costante. Poi ovviamente ovviamente i miei colleghi, l'architetto anche di Gioia del CAT, che è supporto proprio alle imprese, quindi collaboriamo costantemente, sì. Riguarda la parte di finanziamenti, anche quello mi sembra faceva parte sì del protocollo, ovviamente laddove ci sono le richieste proprio specifiche dei commercianti, certo. Va bene, consigliere. Io l'ho trovata la memoria, però mi sembra che CNA abbia rinnovato la convenzione, Confcommercio qui non la vedo, e poi che lo sportello praticamente attivo dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, e naturalmente sul suo appuntamento, e via Ignazio Silone. Sì, sì, ma quello è lo sportello Impresa 9, sì. Consigliere Cucunato. Sì. Era, facevo riferimento a questo, sì, perché l'avevo visto che era una memoria di giunta recente con un rinnovo. Ma forse perché hanno rinnovato con la CNA. Probabilmente sì. Ma noi eravamo in fase di rinnovo, perché appunto, insomma, è una qualcosa che ci eravamo già detti proprio in virtù della scadenza del precedente, che non era rinnovo automatico, ecco. Sì, quindi, sì, infatti sì, è un rinnovo, lo dice anche praticamente
la delibera di giunta, sì. Io adesso che poi Sara ha ricordato la consulta delle attività produttive, penso che anche quello potrebbe essere una modalità per poter far avere questa tipologia di bando. So che ancora state nella fase iniziale come consulta, esatto, infatti so che sono state chiuse le iscrizioni, adesso sicuramente vi dovrete riunire in assemblea per eleggere voi degli organi, e poi una volta fatto gli organi potremmo iniziare anche a collaborare con la consulta direttamente delle attività produttive, proprio per andare oltre e mandare avanti i vari progetti che ci possono arrivare dalle varie istituzioni, ma non solo, anche da istituzioni private, insomma da aziende private, un po' come fate anche voi. Quindi allora rimaniamo d'accordo in questa maniera. Io ne parlerò di nuovo con l'assessore Gregori per cercare di rivederci magari con voi come Confcommercio, anche per dare eventualmente alle varie aziende, alle varie imprese del municipio che magari ne fanno richiesta di poter usufruire di quello che comunque ci ha spiegato tanto bene la dottoressa Pugliese, cioè l'aiuto nel compilare il bando, nel fare il bando, verificare se ci sono i requisiti per poter partecipare al bando. E magari posso anche interagire con il nostro CAV, dove ovviamente lì ci sono donne vittime di violenza che potrebbero essere poi interessate in un secondo momento ad un'assunzione, no, presso le nostre certo. attività produttive del territorio, che, come ripeto, proprio quest'anno noi il 25 novembre faremo comunque un'iniziativa sulla violenza economica, che è sicuramente purtroppo poco conosciuta sotto certi aspetti, se ne parla molto poco, ma è una piaga, ma anche per donne che magari sono economicamente già cioè che hanno già un loro lavoro, ma che purtroppo però magari vengono costrette dal marito perché hanno magari il conto corrente insieme, eccetera. Però vabbè, questo è un altro discorso, era semplicemente per anche rendere edotta la commissione su quello che andremo a fare per il 25 novembre, ma tutto fa, come dico, io dico sempre che tutto fa brodo, tutto insieme è sicuramente qualcosa potrà aiutare sia le donne in genere, no? Come in questo caso, avere una certificazione della parità di genere, perché il consigliere Cugunato l'ho chiamato in causa anche perché spesso mi pungola, no, su quella che è l'imprenditoria femminile, sul lavoro all'interno delle nostre aziende, ma anche del nostro comune per quanto riguarda le donne, perché sappiamo perfettamente che in alcuni casi, non, fortunatamente non in tutte le aziende, ma in alcune aziende, le donne vengono pagate di meno rispetto agli uomini semplicemente perché sono donne. Molte donne gli viene richiesta la lettera di licenziamento in bianco quando vengono assunte per paura che poi rimangono incinte. Comunque sono ancora discorsi molto molto vecchi, ma che si ripropongono continuamente. Quindi avere un'azienda che ha la certificazione della parità di genere sicuramente sotto questo aspetto ci mette un pochino più in protezione come donne. Io, se non ci sono altre domande che i nostri consiglieri vogliono fare ai nostri ospiti, li congederei ed eventualmente ci risentiamo al più presto con Sara, tanto con Sara siamo sempre molto in contatto. Io ne posso approfittare anche per, appunto, certo. Prima ho fatto un piccolo cenno a quello che è il progetto proprio specifico ideato anche dalla Terziario Nonna, che è il settore delle imprenditrici donne che abbiamo all'interno di Confcommercio Roma e della presidente Petrozzi con altre professioniste, appunto, dove parlano e soprattutto
soprattutto hanno trovato delle soluzioni in termini di dipendenza economica, che poi sono i fattori che principalmente legano poi e sono oggetto di questa violenza sulle donne. E semmai ti mando qualche cosa anche sul progetto appunto Futuro Sicuro. Va benissimo, certo. Che stiamo ovviamente promuovendo anche con Promoter, che si è occupata e si occupa anche di tutta la parte di formativa, indispensabile in queste occasioni, direi. E quindi così almeno anche in commissione, se vogliamo poi effettivamente lo dirò ovviamente alla presidente Petrozzi, in modo tale, ecco, da poter implementare al meglio la discussione e anche promuovere sulle attività del territorio tutto quello che c'è ancora da fare proprio per l'empowerment femminile. Ti ringrazio, accetto volentieri la tua proposta e ci sentiamo presto, Sara. E in questo, prego, Io, prego, dottoressa. mi perdoni, volevo solo dirle che ovviamente mi sono presa l'appunto di verificare se tra le 11 pratiche che sono arrivate c'è qualcuna del nuovo municipio, così attraverso Grazie, le faccio grazie, sapere e sicuramente grazie. vi porteremo sala con tutto il materiale che serve, insomma, per uniformare un po' tutti gli argomenti. Come le dicevo, rispetto agli strumenti di divulgazione dei vari progetti, siamo a disposizione su qualsiasi linea, quindi per qualsiasi cosa, insomma, ci può contattare tramite Sara e troviamo sicuramente la soluzione migliore, anche se io penso che più strumenti facciano tanto, ecco, più Assolutamente. strumenti perché ci permettono di divulgare sempre più, insomma, le opportunità attraverso strumenti più disparati che raggiungono tutti nei termini, no, più facili e veloci per tutti gli interlocutori. Grazie La dell'invito. ringrazio, grazie ancora a tutti e ci sentiamo presto, Sara. Grazie, Grazie. grazie a Grazie, tutti. arrivederci. Grazie, un saluto a tutti, grazie. Arrivederci. Allora, io chiaramente quando avremmo finito la riunione mi sono impegnata con l'assessore a richiamarlo in modo tale che magari faremo un incontro un pochino più operativo con la Confcommercio, vediamo come strutturarlo e nel frattempo vi ho anche annunciato quella che sarà l'argomento del nostro 25 novembre. Ho fatto insieme al vicepresidente Angelini ieri un incontro con la presidente Titti Di Salvo e devo dire che faremo veramente una bellissima iniziativa mettendo insieme anche sia l'osservatorio sulle attività produttive, ma anche con il tavolo interistituzionale. Ovviamente ancora tutto un po' in embrione, ovviamente sarà mia cura e anche del vicepresidente a informarvi di volta in volta delle varie iniziative che si cioè dell'iniziativa come andrà avanti nel frattempo. Non so se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, se ha necessità di dire qualche altra cosa in merito a questo bando, se magari si può fare direttamente promotore con delle aziende che conosce, non lo so, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, altrimenti andiamo all'approvazione dei due verbali che abbiamo lasciato in sospeso. Allora, Manuela, chiudiamo l'argomento del bando. Quindi il punto 2, riprendiamo il punto 1. Io mi sono letta tutti e due i verbali e per me vanno bene. Non so se qualcuno vuole fare delle modifiche ai verbali. Per me vanno bene così. Allora, Manuela, possiamo dare i verbali per approvati? Benissimo. Allora, volevo sapere da questo punto da te se c'è posta. No, Paola, non è pervenuta posta.
Io nelle varie eventuali già vi ho praticamente annunciato dell'iniziativa del 25 novembre. Non so se c'è qualcuno che ha altri argomenti da portare all'attenzione della commissione, altrimenti chiudiamo la commissione stessa. Allora, non c'è nessun altro punto all'ordine del giorno. Manuela, io credo che alle 15:30 noi possiamo chiudere la commissione. Interrompo la registrazione. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti e arrivederci.